Prepariamoci alla celebrazione. Per cortesia spegnete i cellulari, grazie. Canto l'inno del Giubileo che trovate sul tavolino. Fermiamoci per qualche istante in silenzio a riassaporare le parole e gli insegnamenti di Gesù. Se abbiamo Dio come punto di riferimento, nulla ci farà paura. Gesù, che ha visitato il suo popolo, è il compendio più grande della misericordia del Padre. Misericordia che chiede a noi al posto di qualsiasi sacrificio. Perché questa gioia possa essere piena, disponiamoci all'incontro con Gesù e chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Abbia misericordia, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo in Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio consolatore degli afflitti, tu illumini il mistero del dolore e della morte con la speranza che splende sul volto del Cristo. Fa che nelle prove del nostro cammino restiamo intimamente uniti alla passione del tuo Figlio, perché si riveli in noi la potenza della sua resurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il tema della liturgia di oggi è la vittoria di Gesù sulla morte, sia fisica che spirituale. La compassione di Gesù per la vedova di Nain è un segno di salvezza per tutta l'umanità, nel senso che l'empatia di Gesù si estende a tutti gli uomini dal momento che è frutto della misericordia del Padre. Diverso è il risultato ottenuto da Elia con la preghiera a Dio. La risurrezione del bimbo è temporanea, quella di Cristo è per sempre ed universale. Dal primo libro dei Re. In quei giorni, il figlio della padrona di casa, la vedova di Sarepta di Sidone, si ammalò. La sua malattia si aggravò, tanto che egli cessò di respirare. Allora lei disse a Elia: «Che cosa c'è tra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio?» Elia le disse: «Dammi tuo figlio». Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: «Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio?» Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore: «Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo». Il Signore ascoltò la voce di Elia. La vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa dalla stanza superiore e lo consegnò alla madre. Elia disse: «Guarda, tuo figlio vive!» La donna disse a Elia: «Ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme, da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Secondo Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto
e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Domenica scorsa, festa solenne del Corpus Domini, ci ha lasciato una serie di belle domeniche per affidarci un tempo che viene definito dalla Chiesa tempo ordinario, altrimenti detto tempo di cammino, tempo di crescita, un tempo in cui ogni domenica un cristiano che voglia fare sul serio e prendere sul serio il suo battesimo troverà spunto per approfondire il rapporto con Gesù, l'incontro con Gesù, perché vorrei che non lo dimenticassimo mai, cari fratelli, la fede, vorrei ricordarlo a me e a voi, ma non lo dobbiamo mai dimenticare per la vita, la fede non è un vestito di festa. La fede non è un'occasione che creiamo nella nostra esistenza. La fede è un incontro. E intorno a questo incontro si consuma ogni realtà umana. L'incontro tra noi e Gesù. Ebbene, ogni domenica in questo incontro siamo invitati ad entrare in questo mistero della vita del Cristo. Più penetriamo Gesù, più conosceremo il nostro mistero. Oggi c'è il mistero del dolore, certo. È un mistero un poco specialissimo, il dolore di una mamma che perde il proprio figlio. Ho avuto modo di dire in altre occasioni, perché per me rimane una cosa davvero troppo, troppo alta, che se muore una moglie per un marito, questi diventa vedovo. Se muore un marito per una donna, questa diventa vedova. Se muore una mamma, un papà per un figlio, il figlio diventa orfano. Il vocabolario italiano non conosce, e credo che nessun vocabolario del mondo conosce un termine per definire il dolore di una mamma che vede morire il figlio. Ebbene, prendiamo spunto da questa presenza di due mamme stamattina che sono addolorate e approfondiamo il tema del dolore. Io mi domanderei: ma che cos'è il dolore? Certo, se andiamo a domandarlo a queste due mamme, ci troveremo di fronte alla risposta muta di una mano che indica il figlio morto. Più dolore di quello. Ma noi come cristiani insistiamo e vogliamo dire: il nostro dolore è una rivelazione, proprio come ci ha detto del Vangelo la seconda lettura Paolo, che dice: guardate, io voglio parlare del Vangelo che mi è stato annunziato, che non è modellato sugli uomini. Il dolore, per cortesia, non andiamo a chiedere a nessun uomo che cos'è. Ci daranno una infinità di definizioni,
e forse faranno di tutto come sforzo, come ricerca per togliere il dolore dal mondo. Io non so se è una cosa positiva o meno. Certo, il dolore non fa piacere a nessuno, soffrire non fa piacere a nessuno. Il dolore esprime tutta quanta la mia umanità, la mia fragilità. Ed è una rivelazione che noi possiamo fare a Dio, quasi a dire: avete sentito la prima donna, la vedova di Zarepta di Sidone? Cosa ha detto a Elia? Dice: adesso stai qui, t'ho dato da mangiare, e come ricambio questo Dio adesso? Forse sta guardando alle mie colpe. Che cosa sta facendo questo Dio? Mi sta punendo, mi sta togliendo il figlio? Il dolore, fratelli cari, è una rivelazione delle profondità del nostro essere, della nostra debolezza, della nostra fragilità, della nostra umanità, della nostra provvisorietà che noi facciamo a Dio, non perché non ci conosca, Lui ci conosce molto bene, ma perché per noi dire a Dio il nostro dolore significa andare all'unica vera fonte dove il dolore si può risolvere. Allora il dolore, mentre da un lato il mio, il nostro, è la rivelazione che facciamo a Dio della nostra debolezza e fragilità umana, dall'altro lato diventa il luogo della rivelazione dell'amore immenso e misericordioso che Dio ha per me. Di passaggio, oltretutto il Papa l'ha fatto venerdì scorso quando ha conversato per 3 volte in una giornata con i sacerdoti e i seminaristi che erano a Roma per il loro giubileo. Nella prima meditazione il Papa, ricordando la misericordia di Dio, di cui diceva poi che noi siamo sacerdoti proprio per dare questa misericordia a nome del Padre a tutti quelli che la chiedono, la desiderano, la devono avere, parlando della misericordia il Papa ci ha richiamato il famoso verbo ragamin, che è l'amore viscerale della donna che gestisce la vita del figlio nelle profondità del proprio grembo. E dice il Papa, ci ricorda il Papa un dato di fatto meraviglioso, che la misericordia di Dio è quest'amore viscerale con cui Dio ama la creatura, con cui Dio risponde al nostro dolore. Un esempio, fratelli cari, vediamolo sulla croce. Noi ci abbiamo tante definizioni della croce. Ne volete un'altra ancora stamattina? Che cos'è la croce? È il luogo dove Dio ha incontrato il dolore dell'uomo fatto persona. Lì sopra ci stiamo tutti quanti noi. C'è il dolore di un papà, di una mamma, del figlio, c'è il dolore del fratello, il dolore del marito, il dolore dell'amico, c'è il dolore dell'umanità, lì sopra c'è. E questo Dio che rivela la sua misericordia accoglie quel dolore, lo fa diventare suo e non ci dà la risposta, fratelli, badate bene a questo che adesso sto per dire, non ci dà la risposta che forse noi ci aspettiamo, la consolazione di quelle che noi facciamo a livello umano, una manata sulla spalla, un pizzicotto sulla guancia, una carezza e una parola che per quanto voglia essere anche affettuosa è vuota. Fratello mio, che ci vuoi fare? Se qualche volta non arriva ad essere una bestemmia. Pensate, vicino a un ammalato di cancro, andargli a dire: figlio mio, fratello mio, Dio così ha voluto. Mi raccomando, se un giorno saprete che io tengo il cancro,
Non me lo venite a dire questo perché vi porto a coppa bassa. Vi porto a Tiberio e vi faccio scivolare fino alla Marina Grande. Perché questa è una bestemmia. Non si può offendere un Dio che viene a morire per darmi la vita dicendo che vuole il mio dolore, che vuole la mia sofferenza, vuole la mia malattia, quando egli ha preso su di sé, la tenerezza di questo Dio, ha preso su di sé ogni fragilità, ogni debolezza, ogni dolore, ogni sofferenza, e l'ha fatta diventare sua. Come si sta vicino alla sofferenza? Senza parole, con la presenza. E Gesù sta vicino a noi con una presenza. Forse ti stringe la mano, forse ti fa sentire soltanto il suo calore, non ti dirà mai parole inutili che non ti aiuteranno a superare il momento difficile. Quando dobbiamo ringraziare il Signore, perché ci fa passare attraverso di Lui col nostro dolore e davvero poi ci apre a quella unica speranza che è la speranza della risurrezione, quella sì, la sua, che prima di essere una risurrezione fisica, fratelli, è una risurrezione morale che la sua presenza provoca in ciascuno di noi quando siamo nel dolore. Credo in un solo Dio, insieme la preghiera al Padre dei Cieli, sicuri che la forza della nostra preghiera diventi la debolezza del suo cuore che ci ama. Diciamo insieme: mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. La Chiesa, nel divulgare il Vangelo, sia portatrice di speranza e di misericordia. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
i governanti abbiano a cuore la sorte dei poveri, dei deboli, degli emarginati e di tutti coloro che più degli altri necessitano di aiuto. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. La nostra comunità, nella confusione e fra i drammi del mondo, possa avere fiducia e speranza in te e vivere nella verità e nella pace. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. I bambini che oggi con il battesimo entrano a far parte della famiglia cristiana possano essere accompagnati lungo tutta la loro vita dalla tua grazia santificante. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. I giovani si lasciano trasformare dallo Spirito Santo per testimoniare la misericordia di Dio nella propria famiglia e fra i loro amici. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. In questa celebrazione preghiamo per la salute spirituale di tutto il popolo. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E tutto ti chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. E fratelli, che facciano la raccolta. Canto numero 50, se l'offerta più pura. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché divenni per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché divenni per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questa offerta del nostro servizio sacerdotale sia bene accetta al tuo nome, oh Signore, e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore, a condividere in tutto, purché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, e la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi particolarmente abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e i Martiri, Santo Stefano, San Costanzo, Santa Giulia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia che la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Canto numero 18, Cieli nuovi, terra nuova. Thank you.
Preghiamo. Signore, la forza risanatrice del tuo Spirito operante in questo sacramento ci guarisca dal male che ci separa da te e ci guidi sulla via del bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti la gioia e la consolazione del Signore. Andate in pace. Buona domenica. Canto numero 41. Passa questo mondo.